Beh, il rapporto è molto diverso. Il primo è il primo, è l'originale, è quello girato da Evanzina, è così ben patinato come prodotto. Il secondo, diciamo, va un pochettino più sul commerciale. La regia era dell'ottimo, purtroppo scomparso prematuramente, Bruno Cortini. Ottimo. Il direttore della fotografia del secondo, il fantastico Blasco Giurato. Il del primo non ricordo se fosse il direttore della fotografia, comunque c'era una splendida fotografia anche del primo. Il secondo è stato più un'operazione di cassetta, non c'era l'entusiasmo del primo. Insomma, nel primo eravamo tutti giovani, a parte ovviamente Mostri Sacri, Virna Lisi, ma anche lo stesso De Sica, in fondo. Era diciamo gli esordi, anche se ne veniva da, soprattutto dal punto di vista familiare, già da una grande tradizione del cinema, però pensate che i produttori non lo volevano De Sica, dicevano: ma cosa c'entra De Sica, deve fare il milanese, poi non farà ridere nessuno. Insomma, De Sica non lo volevano, cosa che poi si è dimostrata quanto fosse sbagliata, perché è stato grandissimo poi il film, veramente grande. Virna Lisi era molto perplessa sul suo personaggio nel primo film. Difatti la sceneggiatura iniziale non era così, bensì avevamo una vera e propria storia di analisi che poi è stata cambiata giustamente con un qui pro quo, diciamo così. Io pensavo che, mentre lei pensava di, ecco. Ed è stato tutto molto più fine, ecco. È stato un merito questo, avere fatto queste variazioni della sceneggiatura. Cioè, il primo film è veramente un ottimo prodotto, il secondo un buon prodotto di cassetta. Sì, spesso, succede spesso, soprattutto quando parlo, ecco, prima hanno il dubbio, ovviamente, insomma, è passato qualche anno. Come parlo, dicono no, allora sicuramente lui, allora vabbè, insomma, qualche convenevole si fa, sì, assolutamente sì. Insomma, ci marcio Ci ancora, faccio ecco, anche nonostante due altre carriere, nonostante poi ogni tanto faccia qualche incursione nel mondo dello spettacolo, vabbè, o qualche sitcom, qualche sceneggiatino, insomma, oltre a teatro da solo ho fatto qualcosa, però nonostante quello mi riconosceranno sempre comunque per Sapore di Mare, per forza, per forza. Quella è la pietra miliare della nuova commedia italiana, ecco, quella che è nata negli anni '80, che poi ha preso delle pieghe diverse, in parte più serie, penso Muccino, eccetera, in parte più vacanziere. I suoi film Vacanze di Natale, insomma, queste Sì, cose certo. qua. Comunque il distinguo è stato Sapore di Mare 1. Ci sto riflettendo in questi giorni quale range di età abbraccia ancora la visione di Sapore di Mare. Perché, vabbè, sicuramente le persone della nostra età, relativamente più giovani, sicuramente quelli sì, perché l'hanno vissuto in prima persona. Ora continuano a darlo in televisione, ogni anno passa due, tre, quattro volte, soprattutto d'estate, da tutte le parti. Chissà se ancora colpisce i giovani di adesso, i millennial e quelli anche post millennial, non lo so, me lo stavo chiedendo.